fuoco a caso su questa mia abitudine. Il tempo vince sempre, il tempo di soldato si muove, noi siamo immobili, che ci porta il suolo atteso chissà quanto, e ci promettiamo indivisibili alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada, devi prendere o lasciare, si comunque vada, non come volevi, battono i tamburi, battono più lontani, è giusto così, non chiesi mai qualcuno che comprasse. Siamo con Marzia, una delle artiste che si esibirà questa sera qui, ma avrà un ruolo soprattutto particolare, perché? Abbastanza, responsabilità molto grande, perché canterò la canzone che Alessio ha scritto per il padre, Manchi. E che ne pensi di questa canzone? È un testo troppo reale, troppo vero, troppo sentito e... di un'emotività allucinante. Ti sentiamo che sì, anche adesso. Sì, perché penso che qualsiasi persona possa rivedersi in un testo del genere. È tanto semplice quanto diretto, quanto arriva dritto proprio al cuore. Quando Alessio ti ha proposto di cantare? È stata una dura lotta, perché non è stato semplice. Oddio, non è stato semplice perché, avendo perso anche una persona molto importante, non è semplice. Perché appunto il testo di far rivivere ogni singolo momento, ogni singola immagine, è stato bravissimo. Però quanto ci hai messo per sentirla poi tua? Sin da subito, perché è talmente tanto vera che qualsiasi persona che ha perso qualcuno si rivede, si rispecchia nella canzone subito. Quindi onorata di essere stata scelta. Straonorata, una grandissima responsabilità ogni volta sbaglio sempre qualcosa, però l'emotività fa questo, quindi speriamo anche questa volta di non sbagliare niente, però... Sono contenta. Bene, allora a noi non ci resta che sentire la canzone Manchi. Se ne corre la mia vita, cosa penserai? Chissà adesso dove sei, chissà se tu parli di me. Ora che non ho più te, ora che mi manca un senso. Siamo con Stefano, che oggi si occupa e si occuperà della fonia di questo evento, ma principalmente perché Stefano è stato invitato in quanto
conoscente del padre di Alessio. Sì, 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 lo conoscevo perché praticamente Alessio è stato anche un mio allievo tantissimi anni fa di musica, e il papà io l'ho visto in diverse occasioni e mi ricordo una persona sempre educata, nobile, proprio di animo e di figura. Di me aveva un rispetto grandissimo perché insomma era il maestro del suo figlio e insomma ho visto sempre come lo supportava, una cosa proprio importante per Alessio sicuramente, perché ci tiene, l'abbiamo fatto tutti gli anni, è una cosa veramente bella. E che effetto fa vedere che un allievo organizza un evento, una serata del genere e poi ti chiama giustamente a dargli una mano anche come supporto morale, visto che comunque avete avuto, diciamo, questa conoscenza? Ma diciamo che questo non avviene solo oggi, avviene anche durante tutto l'anno. Io spesso andiamo a fare colazione insieme, mangiamo insieme, quando posso gli do qualche consiglio sulla fonica, anche perché lui ha uno studio di registrazione. E insomma, lo vedo, diciamo, 2 o 3 volte a settimana, non è quasi mancato mai, insomma. Mi chiamo Lina e gioco in tribunale con quello che passa il circondariale. La mamma si veste ogni giorno uguale e piange se chiedo come ha fatto il mare. Lui è Pasquale, ci dice osservare il mondo là fuori tra le linee in verticale. Mi odori i colori, il sapore del tempo, qui passa più lento, è normale. E qui tutto è spento, c'è freddo qua dentro, la gente affannata, mia madre arrabbiata. Ci lascia da sola abbracciata così, in mezzo a sta gente che parla e morì, che non vorrà niente, che non è contento. Nina spaccia figurine e da qui non vuole uscire. Fa la bravai, esce solo se mamma può venire. Siamo con David, il titolare dell'Accademia Musicale Why Not. Why Not, esatto, ciao, anche buonasera. Oggi qui per questo evento. Con molto piacere anche, perché Alessio è, prima di un collaboratore, di un professionista, è un amico. E averlo visto preparare questo evento con così tanta passione, non puoi non rispondere al richiamo della musica, dell'amore che ci ha messo nell'organizzare e nel coinvolgere anche i suoi allievi, i miei allievi, senza distinzione, non c'è invidia, non c'è nulla, quindi questa è la cosa bella che si vive qua sopra. Quindi oggi insieme per un ricordo, ma sì, anche insieme lavorativamente parlando con l'Accademia Why Not. Sì. Che cosa fate esattamente nell'Accademia Why Not? Intanto ci occupiamo di formazione, quindi formiamo e cerchiamo, quindi facciamo anche scouting, quindi in giro per locali ed eventi. E cerchiamo di tirare il meglio fuori da questi ragazzi, quindi cerchiamo di insegnare a scrivere, di suonare lo strumento oltre che al canto, quindi cercare di renderli sempre più professionisti. E insieme ad Alessio stiamo realizzando anche dei prodotti discografici. È brutto dire prodotto, però poi questo è il gergo, però in realtà cerchiamo di creare, insomma, degli artisti che si possano appunto far sentire nel mercato italiano. Quindi questo è quello che tentiamo di fare, lo stiamo facendo secondo noi, diciamo, bene, con tutto l'amore e la passione che abbiamo, quindi stiamo lavorando bene. E sentirete parlare di noi. E quando Alessio ti ha proposto questa serata, tu che cosa hai pensato? Allora, io sono molto sensibile, quindi quando Alessio me l'ha proposta con le lacrime agli occhi, io pianto insieme a lui, quindi questo è un po' non puoi non dire di no, insomma. E quindi è stato bello perché non mi ha detto vieni a cantare per me, cantiamo insieme per mio papà, che è una cosa diversa, e questo è quello che stasera succederà, si avvererà su questo palco. Quindi, non ho avuto la artisti avranno la possibilità, insomma, di ricordarlo anche chi non l'ha conosciuto, ma attraverso Alessio è come se lo conoscessimo un po' tutti, perché sicuramente la passione di Alessio non deriva da lì, dal suo papà, quindi insomma questo è quello che ci fa molto piacere, per questo ci fa molto piacere essere qui. Bene, un'ultima cosa, per chi volesse mettersi in contatto invece con voi, quindi Why Not, perché sì, magari pensa di avere un talento, magari why not, dopo no? Questa esatto, Why Not, e dopo questa serata giustamente dice perché no? Perché no? Allora, noi ci troviamo a Roma in via Antonio Pacinotti, quindi zona piazzale della radio. E ci muoviamo un po' su tutto il territorio, quindi andiamo a cercare anche
fuori dal Lazio, quindi se anche siete fuori dal Lazio noi veniamo lo stesso e stiamo, il numero di telefono se lo vogliamo dare, se possiamo, ma diamolo, ma sì, 06 92 111 248, oppure su Facebook social Accademia Why Not, Why Not col punto interrogativo. Quanti artisti hai portato invece questa sera? Allora, questa sera ci sono i tre vincitori del concorso che abbiamo che organizziamo noi ogni anno presso il centro commerciale Aprilia 2, quindi c'è primo, seconda e terza classificata, sono tutte qua, sono tutti qua. E ci sono ragazzi che sono in produzione con Alessio, quindi videoclip, diciamo musica che è uscita da poco. Una cosa molto bella è che noi in Accademia seguiamo un ragazzo autistico, che è un rapper, è il nostro, la nostra pupilla, e porta avanti un progetto di solidarietà e un messaggio di, insomma, di condivisione, perché per questi ragazzi è difficile integrarsi poi in un gruppo di qualsiasi natura, che sia scolastico, che sia accademico, e per noi invece è fondamentale, e infatti creano i brani insieme, quindi c'è la voce femminile, ci incontriamo due volte al mese e a gruppi cerchiamo di scrivere, anche coinvolgendo questo ragazzo che è Dani Rap, e quindi insomma siamo un po', abbiamo tanti progetti per le mani e molte sono così, di questa natura qua. Continua il nostro giro alla scoperta degli ospiti della serata e oggi siamo con Claudio. Ospite e amico, dai, ci tengo molto a dirlo, con Alessio ci conosciamo da parecchio tempo e quindi per me è un piacere. Ci ritorno qui a fare questo memorial in onore di Mario, ho avuto il piacere di conoscerlo e lui un po' meno, Mario un po' meno, perché dicevo che facevo troppa cacciara, però... gente allegra, Dio l'aiuta, quindi. E questa sera ti esibirai come? Come non te lo posso dire. È una sorpresa, una sorpresa. No, farò un po' di qualche pezzo così di cabaret, una scena, una macchietta così simpatica. E poi canterò una canzone insieme ad Alessio, Delfini, la canzone di Modugno che cantò insieme al figlio. Quindi ci sarà anche spazio per l'emozione. E poi il gran finale, la bella canzone che Mario piace molto cantare, a cui piaceva molto cantare alla moglie, insomma, a Luana, insomma, ecco tutto qua. E penso a te, quindi belle canzoni, un po' di caciara che non guasta mai, insomma, niente, tutto qua. Bene, una lunghissima serata, però adesso un aneddoto, un ricordo di Mario, visto che l'hai conosciuto, un qualcosa che ti ha colpito. Guarda, colpito, lui mi ha fulminato. Ci siamo trovati nella prima sala di registrazione che aveva Alessio a a Casal Palocco, vicino casa, e io gli parlavo ad Alessio, cioè tu ti devi circondare di persone fidate, non di gente opportuniste. Dopo una bella chiacchierata, Mario guarda Alessio e dice: Ale, mi sa che di questo te puoi fidare, per me non lo so, te puoi fidare. E io ho detto: Mario, grazie, questo è un bel complimento, proprio da uomo a uomo. Cioè, no, mi ispiri fiducia. E da lì mi ha conquistato. Poi ecco, ci siamo incontrati altre volte. Poi purtroppo è volato via, ma sta sempre qua. Vedete come parla nel cuore di Alessio. Quindi è andata. Ciao Mario, ciao Alessio, ciao a voi, grazie per questa intervista. Non capita spesso di essere intervistati, anzi. Oggi è stata una bella occasione, un doppio ricordo, dai. Bene, siamo curiosi di vederti adesso all'opera e quindi ci vediamo la sua esibizione. È andata. Capitano mio, stiamo accerchiati da 100 barche, arpioni di 100 reti. Fuggi via, mi hanno solo ferito, tu vai più veloce, dai, che
sopravviverò. Sai che c'è, è un gioco da...